Allora, Francesco Grasso di Est della Mistral, siamo qui per la presentazione di due giocatori svincolati, quindi chiaramente lo possiamo fare prima del 1° luglio, però chiaramente il tesseramento avverrà dopo. Allora, prime mosse ufficiali, mi sembra che con questi due elementi la squadra, oltre alle partenze che ci sono state, comunque il livello della squadra rimane uguale, no? Sì, vabbè, penso che meglio di così non poteva iniziare la campagna acquisti estiva. Sono due giocatori che si presentano da soli, quindi non sta a me parlarne. Hanno dimostrato quest'anno sul campo il proprio valore, hanno stravinto un campionato di promozione con la nuova Itri, quindi niente da aggiungere. L'obiettivo nostro, come ho già detto in precedenza, è quello di migliorare la squadra, e due giocatori di questo calibro non fanno che portare avanti questa teoria. Immagino che le indicazioni per questi due tesseramenti sono venute dal tecnico Barzella, no? Il mercato è in linea con quelle che sono le richieste dell'allenatore. È normale che se vogliamo crescere e vogliamo portare la Mistral ad un livello superiore, devi fare determinate scelte. Con Barisella abbiamo individuato in loro due, come in altri nomi che usciranno successivamente, i giocatori giusti che possono fare al caso nostro. Quindi poi è normale che andiamo a operare sul mercato, poi la parola aspetta sempre al campo. Peccato per le partenze, diciamo così, Fanelli e compagnia bella, no? Sì, peccato perché sono due persone squisite a livello umano, due professionisti veri che hanno sempre sudato la maglia, e colgo l'occasione per ringraziare e per salutare per tutto quello che hanno dato alla Mistral Città di Gaeta. Marco in 2 anni e mezzo, Fabio lo scorso anno ha fatto il suo record personale di gol con questa maglia, Marco ne ha fatti 50 o giù di lì con i nostri colori, e devo solo dire grazie a giocatori come Fanelli e Parasmo per aver indossato i nostri colori. In ultimo, ci saranno altre partenze oppure la conferma della squadra c'è già tutta, oppure ancora dovete trattare? No, ci saranno altre partenze, qualcuno è già stato avvisato, poi renderemo noti i nominativi. È normale che si continuerà ad operare nel mercato in entrata, la squadra sta prendendo forma piano piano e col passare delle settimane annunceremo anche i nomi di altri ragazzi che entreranno a far parte di questa società. Ecco, il primo colpo della Mistral Città di Gaeta, proveniente da Itri, campionato appena vinto, l'hai detto su Facebook, sui vari comunicati usciti. Voglia di nuovi stimoli e la Mistral te li dà, immagino, no? Certo, è proprio quello che mi ha spinto a fare una scelta diversa, una scelta di vita diversa, e forse i nuovi stimoli che nella vita comunque hai sempre bisogno, ognuno di noi ha sempre bisogno, nulla togliere una società come Litri che mi ha dato tanto. Mi sono lasciato discretamente, quindi non rinnego nulla, io, come ho detto sui social, ringrazio tutti, non ho nulla contro di loro, per me è un capitolo chiuso, quindi già da una settimanella, quindi sì, ho bisogno di nuovi stimoli, magari questa società è adatta a quello, adatta forse anche ai nomi importanti che si sentono sui giornali, che faranno parte magari del gruppo, come ti avrà detto il direttore sportivo, che a giorni usciranno, ma anche arrivi come Mario Marinello, che ci siamo comunque sentiti a giorni per fare la scelta più giusta e magari farla insieme, e questo è già un tassello importante che questa società comunque ha messo. E è facile dire, come dice il presidente, vogliamo fare un campionato a vincere, ma questo è facile dirlo, poi magari comunque nell'annata dell'anno succedono tante cose. Noi ci metteremo il massimo per raggiungere quello che è l'obiettivo che abbiamo noi, magari, che la società dice una salvezza, cioè fissata una salvezza, noi abbiamo comunque in testa stare lì sopra. Poi magari, ti dicevo prima, le cose durante l'anno cambiano, durante l'anno succede di tutto,
però abbiamo i presupposti per affrontare questo bellissimo campionato, che quest'anno sarà ancora più bello di quello dell'anno passato. A noi piace fare la guerra e metteremo in campo su tutti i campi difficili che sono Monte San Giovanni Campano, Anitrella, quello che succederà, quelle che sono salite, che affronteranno questo campionato, metteremo tutto in campo, soprattutto con queste squadre che sono le più difficili poi da battere, perché comunque campi difficili di terra, di sabbia, non è come magari il campo che abbiamo noi, ma a me personalmente questo piace. Infatti sei un guerriero, l'hai dimostrato l'anno scorso, e ti sei scelto anche una società e un allenatore che conosci bene, però comunque, no? Sì, mi fa piacere che ho trovato lui in questa società. Non rinnego, non porto rancore per niente. Io ho avuto un grande allenatore anche quest'anno ad Itri. Lo ringrazio per quello che mi ha potuto insegnare, però trovo qui un allenatore che mi ha dato tanto, 2 anni comunque anche a Itri, e speravo di ritrovarlo, e questo è stato. Ci siamo sentiti da giorni, ci sentiamo da giorni, e insieme vorremmo comunque fare qualcosa di importante per questi colori. Eccoci all'altro pezzo da 90 della Missa Cittadina. Mario Marinino, l'abbiamo già visto le settimane scorse nei festeggiamenti con il programma di Antonio Sarone. Allora, Mario, in quel caso l'intervista con Coppola è stata un divertimento. Qui parliamo di cose serie, quindi hai scelto Gaeta, quindi mi sembra che il tuo ritorno presuppone una stagione importante come è stata l'anno scorso a Itri, no? Sì, sicuramente si ritorna a fare sul serio. La parentesi era ancora il tempo di festeggiamenti di Pro Itri. Adesso si rinizia con una nuova avventura. Sono molto entusiasta della scelta che ho fatto, perché so che è una società seria e sana che ci permette di lavorare bene e portare e dare sempre quel di più che comunque in queste categorie adesso ti porta a fare la differenza. Hai scelto Mister Città di Gaeta, tornando poi chiaramente a Gaeta, hai avuto anche un passato con l'altra società. Perché la scelta di Gaeta e non altre società che comunque hai avuto contatti? Perché comunque chiaramente la garanzia può essere tecnico, o la società che mi sembra molto ambiziosa? Sicuramente ho avuto parecchi contatti, però le mie scelte sono dettate e dovute soprattutto pure alle mie esigenze lavorative e tutto. Poi ad oggi cerco di fare scelte ben ponderate e scegliere un progetto che rispecchia la mia voglia di fare calcio e la mia mentalità, e quindi mi è sembrato giusto fare questa scelta, perché conosco le persone, conosco la società e ci sono i presupposti per lavorare e fare bene. Siccome io scelgo soprattutto questo, l'organizzazione è un certo tipo di serietà. Quindi non ci è voluto tanto ad accettare la Mistral, sto a casa, mi permette di gestire anche i miei impegni lavorativi, quindi sono tanti i presupposti che mi ha spinto a fare questa scelta, e ti ripeto, ad oggi sono ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta. Hai parlato già con Parisale, il tecnico? No, al mister ancora non l'ho sentito, volevo prima ufficializzare la cosa e poi magari da oggi lo chiamo e gli do la conferma di tutto, anche se la conferma già gli è stata data già una settimana fa, quindi sicuramente lo sentirò e gli darò massima disponibilità per far sì che comunque possa dare il mio contributo a questo suo nuovo scacchiere. Si spera in un'annata simile a quella dell'anno scorso per te, no? Spero, dai, tutti insieme magari ci auguriamo questo, ce la metteremo tutta, visto anche
gli acquisti che sono stati fatti, cercheremo di portare tanta professionalità e serietà che, ti ripeto, ad oggi latita un pochettino in questi campionati, perché non c'è più i valori di una volta, quindi se ad oggi ci ritroviamo ancora che magari ho ancora la fortuna di essere visto come quella persona che comunque può far comodo a qualsiasi società, mi dà conferma del mio modo di essere e portarmi dietro valori che comunque mi hanno contraddistinto da anni a venire a questa parte. Allora, vicepresidente Di Biagio, anche perché tutti parlano di presidenza, perché sei quello più operativo rispetto al presidente ufficiale che comunque sta lì a guardare. No, no, vabbè, con Paolo c'è un bel rapporto, già avevamo stabilito, perché lui comunque il lavoro lo porta spesso fuori. È una battuta, ci mancherebbe. Sì, figurati, no, con la famiglia Ciccariello in particolare c'è questa bella sinergia che portiamo avanti un po' da 3 anni, quindi sicuramente oggi vuole esserci anche lui, però ci sarà un'altra occasione, perché come Marzullo va cercando gli scoop, e ancora insomma c'è qualche tassello che dobbiamo comporre per portare una bella squadra competitiva al prossimo campionato. Quindi ecco, no, saluto di Paolo, sicuramente siamo tutti contenti oggi di aver fatto questa bella cosa. Ripeto, non c'è bisogno di presentare i ragazzi che avete, insomma, già li conoscete, voi che siete nel mondo del calcio da anni, insomma, il valore di questi due calciatori che, come abbiamo detto prima, insomma, hanno sposato questo nostro progetto di stare insieme a noi, di crescere ancora di più. E poi chiaramente crescere significa anche vincere, significa anche stare bene, significa anche fare un bel settore giovanile, perché questa è una crescita fondamentale per poterti poi alimentare successivamente. Però a fianco a giocatori del genere, credo che anche il ragazzino che viene là sicuramente ha una spinta in più, qualcosa in più che lo porta comunque a migliorarsi. Ecco, tutto. Hai detto bene in conferenza stampa, l'allenatore confermato, la squadra che si fa in funzione del tecnico. È chiaro che di questi tempi chi paga l'allenatore se non si fa risultato, no? Quindi pare che sia avvisato. Sì, sì, beh, Alessandro, guarda, c'è un bel rapporto anche da quando l'ho conosciuto, che poi è venuto con noi, insomma, a seguito di quella parentesi un po' negativa con Mister Parisi. Però, come abbiamo detto, il calcio è anche questo, rispetto delle persone in primis, poi il calcio ci porta a prendere delle decisioni. In questo caso, ahimè, così come noi dobbiamo essere attenti a tante altre cose, Mister Parisella chiede, certo se ci chiede la luna sarà un po' difficile, Francesco Grasso sa come si deve muovere, quindi alla fine quello che è la partenza è quello che è la sua aspettativa. È chiaro che se c'è da fare qualche correttivo lo vediamo tutti, insomma, poi ci può essere anche un infortunio, no? Adesso non è che ci dobbiamo lanciare qualche steccia addosso, però è evidente che ci può stare. Però voglio dire, il gruppo è quello, insomma, quindi il Mister Parisella insieme anche al suo secondo De Biase partono con quello che ci stanno chiedendo, insomma. Speriamo che il 30 luglio, al momento in cui inizieremo la preparazione, ci sia già il gruppo pronto, o quantomeno al 99% siamo pronti. Abbiamo anche, forse lo stiamo sottovalutando, un bel gruppo di under, che, ripeto, un bel gruppo, ma soprattutto più che bello, bravo, perché sono motivati, tecnicamente bravi. E quello che mi ha colpito in primis è che Mister Parisella non li ha mai trascurati. Forse lui, a differenza di altri, pesca da sotto e capisce già quale può essere anche, diciamo così, il gioco da imporre, e soprattutto come meglio impiegarli, perché qualche ragazzo ha anche cambiato ruolo, che già si è portato dalla juniores sopra. In questo senso il merito va anche a Mister Bernesi, perché ha fatto in 2 anni un lavoro capolavoro, a parte il vincere il torneo lo scorso anno, il campionato, ma soprattutto creare un gruppo veramente forte. Quest'anno io penso che la Mistra a livello juniores abbia fatto vedere il miglior gioco in senso assoluto. Ce l'hanno sempre detto tutto, ci hanno fatto i complimenti, ma chiaramente lo deve a Mister Bernesi per la sua tenacia, il suo modo di impostare, ma soprattutto poi a questi ragazzi che fanno gruppo tra di loro. Cioè, erano 18, 19, 20 che si sono tutti quanti uniti per far bene. Con questi presupposti speriamo che adesso Parisella ne faccia suoi, ci sono belle individualità che possono crescere, e a fianco a Vitale, Cenerelli, Fortunato, Marinello, Mastroianni e qualcun altro che sta per arrivare, insomma, sicuramente faremo bene. E
mercato per le partenze Fanelli e compagni, chiaramente stiamo parlando dell'attaccante che comunque Parasmo, che comunque ormai aveva una certa età e quindi non poteva garantire 90 minuti. Allora sono due discorsi completamente diversi. Con Marco c'è un rapporto da 3 anni, non ci dimentichiamo che è sceso a giocare in seconda categoria, è venuto con noi a dicembre, giocavamo a Sperlonga, un ragazzo veramente d'oro, una persona forse che ce ne stanno poche in giro, e ripeto, lo scorso anno poi quando facciamo la prima categoria aveva avuto anche qualche buona proposta, ma mi ha chiamato, io ancora me lo ricordo, mi ha chiamato per dirmi: Presidente, io rimango con voi, le voci che girano, io sto con voi. Quindi voglio dire, con Marco è un attaccamento particolare. Poi però abbiamo già detto, Marco non è fuori, Marco farà parte della società, adesso troveremo un ruolo. È chiaro che l'età purtroppo, ahimè, ha il suo compito. Gli allenamenti saranno ancora di più perché mister Parisella vuole fare anche il quarto allenamento di sabato, come la preparazione, insomma, come solitamente si fa, e tutto questo ha, anche su, ripeto, sull'età ha un peso non indifferente. Chiudo il discorso per dire che Marco sicuramente rimarrà con noi col gruppo anche per il settore giovanile, ci darà la mano, fermo restando che ce lo siamo detti, se avrà la possibilità di avere ancora qualche spazio o qualcuno, perché ancora è un giocatore che si fa rispettare, sicuramente può dire la sua, può andare tranquillamente. Fabio io l'ho conosciuto lo scorso anno, credo uno dei professionisti che la nostra società ricorderà con piacere, il primo in allenamento, non ha mai perso un allenamento, è mancato una volta, mi ha chiamato 4 volte perché era dispiaciuto, perché doveva partire urgentemente per andare giù e sarebbe mancato, ma di una professionalità unica assoluta. Poi insomma 13-14 gol, il suo compito l'ha fatto abbastanza bene. Scelte tecniche, scelte legate ad un'impostazione completamente diversa, ci hanno imposto purtroppo di sciogliere questa collaborazione, però credo che Fabio non avrà difficoltà. Ma io devo spendere un'altra parola per un'altra persona che forse stiamo cercando in tutti i modi, è Andrea Mallardi. Andrea Mallardi credo che sia uno dei giocatori più importanti che abbiamo avuto in questi ultimi 2 anni, soprattutto perché la serietà che lo contraddistingue, ma quello che fa in mezzo al campo, forse magari non voglio esprimermi nei confronti degli altri, ma quello che ci mette Andrea a me ha sempre lasciato un segno, ma come lui, come Pannozzo, come tanti altri, come Bernisi, cioè... Ma Andrea è proprio un calciatore, si vede, un calciatore che è cresciuto già nel settore giovanile e poi si è impostato. Chiaramente quest'anno stiamo cercando di capire come meglio adeguarci anche alle sue esigenze, sarà un po' difficile però, perché purtroppo l'impegno per mister Parisella è prioritario, gli impegni degli allenamenti ci devono essere per tutti, e se ahimè dobbiamo rinunciare, io penso che accanto agli altri due che abbiamo citato, anche perdere Andrea Mallardi sarà una ferita che dovremo rimarginare con un'altra persona che non è facile trovare, ripeto, in quel ruolo dove gioca lui. Poi gli addi li sapete, insomma, Stefano Fiore già c'era qualcosa che non andava, ma ci siamo lasciati in tutta tranquillità, Fernando Di Trocchio pure la stessa cosa, Valerio Caso come portiere però non è andato via, Valerio va via perché per motivi di lavoro ha trovato lavoro e quindi credo che sia prioritario questo nella vita di ognuno di noi, insomma, il lavoro, quindi è qualcun altro, insomma, che stiamo valutando alcuni aspetti. Però ripeto, è stato sicuramente con tutte queste persone che ho citato un bellissimo periodo, ci siamo tolte belle soddisfazioni. Ci siamo anche un attimino presi, però la cosa che ci contraddistingue è che nel prenderci dopo un'ora restiamo insieme, e quindi è questo è il gruppo, insomma, e speriamo di fare bene.